Incredibile Sieco, ottiene un altro exploit che vale quadruplo, non il semplice doppio. Vincere a Siena col massimo dei punti e 3 volte i blasonati toscani è di straordinaria importanza nell'ottica salvezza. Successo limpido, indiscutibile, con un sestetto determinato nei momenti di equilibrio, capace di ribadire la maturità acquisita negli ultimi 2 mesi, forte di un Pessoa che continua a trascinare, di un Fabio in vistosa crescita a 6 muri punto dato eccellente, di un Buffon che conferma le sue qualità nell'attesa che rientri Sant'Angelo. Insomma, un gruppo che ha voglia, coraggio e idee per rimontare ulteriori posizioni, spesso con percentuali di assoluto rilievo. Intanto si è fuori dalla zona rossa, più 7 dal Mondovì e ora più 4 dallo stesso Siena, anche se la squadra di Montagnani ha da recuperare un paio di gare. Dopo la pausa è in arrivo l'insidioso Lagonegro, da battere a tutti i costi per proseguire la marcia della speranza, ora effettiva. E mentre si esalta l'Ortona, ecco i cugini di A3 dell'Abba Pineto sollecitare altri applausi nell'attesa di averne ulteriori. Stasera alle 20, sempre dall'area veneta, recupero a Montecchio Maggiore. Gara da vincere basta, si può, anche perché il 3-0 a San Donà, resa la pariglia dell'andata, è sintomatico di un team rigenerato che ha esibito un carattere giusto, quello indispensabile nella pallavolo. Di sabato, con 16 punti come Link, Bertoli 11 e via discorrendo, percentuali di peso che danno segnali fausti per un rush finale che consente di riprendersi la vetta. In campo femminile purtroppo l'Altino non ce la fa neanche contro l'Olbia. Nelle immagini 2-7 da cancellare, meglio la terza frazione condotta anche largamente a tratti, concedimento al di là di tanta generosità delle rossoblù, come troppo spesso è accaduto, in coda. Ma quando la stagione nasce storta va male tutto. Manca all'appello il primo punto, mentre un duro chiarimento è stato necessario tra il vertice e la guida tecnica. I problemi sono in realtà strutturali, giusto non bussare a prodigi, logico pensare, oltre che play out, al futuro. Altino è una bellissima storia che non può né deve scivolare tra umiliazioni e impietosi commenti, una storia che sarà riscritta, ne siamo certi, con ben altri presupposti.